Buonasera, benvenuti dal palazzetto dello sport Renzo Guglieri di Mortara per questa partita del campionato di Serie B Girone A che vedrà affrontarsi il Basket Cecina e l'Expo Inox Mortara. Padroni di casa, reduci dalla trasferta impossibile di Siena che ha visto i padroni di casa vincitori della partita per 101-68. Buona prova comunque di Mortara, viste anche le assenze di Marco Di Paolo e Valerio San Lorenzo. Sta per iniziare la partita. Mortara si schiera con Grugnetti, i due fratelli Mossi, Bialkowski e Teto Poggi. Cecina risponde con il numero 14 Caroti, il numero 4 Fratto, il numero 10 Gambolati, il numero 8 Del Testa e il numero 18 Rossato. Va ripetuta la palla 2, vinta da Bialkowski, a Mortara al primo possesso. Paolo Mossi in punta per Teto Poggi, che trova il quintetto titolare date le assenze di Valerio San Lorenzo, lussazione alla spalla per lui, e di Marco Di Paola che stasera è in panchina ma non ancora completamente disponibile. Fallo subito da Marco Mossi, rimessa in attacco per Mortara con 14 secondi sul cronometro di 24. Bialkowski, Marco Mossi, uno contro uno, cerca Grugnetti, palla difficile recuperata dal capitano che trova una gran palla dentro per Teto Poggi, primo vantaggio Mortara. Poggi mandato a canestro da una gran palla di Grugnetti, 2-0 Mortara. Cecina, palla dentro per il numero 10 Gambolati che ne appoggia due al tabellone, subito parità. Mortara in attacco con Grugnetti che salta la pressione di Cecina, infrazione di passi fischiata Grugnetti dall'arbitro, palla persa per Mortara. Rimessa per Cecina, palla nelle mani del playmaker Caroti che va a cercare Del Testa. Fratto, Caroti di nuovo in punta, cerca la penetrazione, difesa di Grugnetti, scarico, tiro da tre punti del numero 18 Rossato, una mattonata, il rimbalzo di Bialkowski che consegna la palla nelle mani di capitano Grugnetti. Aspetta il movimento dei compagni, palla difficile per Paolo Mossi, cerca l'intercetto Del Testa, non riesce, la palla resta a Mortara, 9 secondi sul cronometro dei 24. Rimessa affidata allo stesso Paolo Mossi, palla ancora toccata, Bialkowski, un contatto forse non fischiato, palla lunga per il numero 8 Del Testa, ne appoggia 2. Primo vantaggio Cecina, 4-2, Mortara un po' incriccata in attacco, sta facendo fatica. Marco Mossi uno contro uno, forse un contatto, Fratto, arresto e tiro di Mossi che ne trova due, 4 pari, se ne sono già andati quasi 2 minuti. Del Testa, palla dentro per Fratto, numero 4, con una spallata spazza via Teto Poggi ed è Marco Mossi a commettere il fallo. Usa il fisico Fratto, si fa sentire, sfrutta il mismatch con Poggi e la difesa costretta a spendere un fallo. 2 tiri liberi per Fratto, sta viaggiando a 11 punti abbondanti di media e 7 rimbalzi abbondanti, segna il primo. Si prepara per il secondo, tiratore da 65%, corto il suo secondo tiro libero, rimbalzo in attacco dello stesso Fratto che poi tira di nuovo, sbaglia, la palla schizza nelle mani dei giocatori di Cecina che mantengono il possesso. 8 secondi sul cronometro dei 24. Caroti prende un tiro corto, il ferro lo accoglie parzialmente, batti e ribatti, la palla resta a Cecina. Mortara un poco reattiva su questo rimbalzo. Altri 14 secondi a disposizione di Cecina, 5-4 per gli ospiti. Palla fuori per Caroti, uno contro uno, scivola Grugnetti che poi recupera la posizione, scivola anche il numero 10 Gambolati,
tiro da tre punti forzato per Cecina, non trova nemmeno il ferro. Rimbalzo di Grugnetti che spinge la transizione e lo scarico sul lato per Paolo Mossi, la tripla del numero 12 di Mortara. 7-5 per i padroni di casa che ritornano in vantaggio. Di nuovo Caroti in regia per Rossato. Fallo in attacco, fischiato al numero 10 Gambolato per un blocco in movimento. Mortara recupera il possesso. Rimessa affidata a Marco Mossi. Lunga per Bielkowski, che deve aspettare l'arrivo del compagno. Attacca uno contro uno il polacco, si butta indietro, trova il tiro morbido. Due punti per Bielkowski, che sta facendo vedere buone cose nelle ultime partite. Anche viste le assenze ha trovato più minuti e sta rispondendo presente. 9-5 Mortara. Palla in post basso per Fratto, che prova ad attaccare Teto Poggi. Palla fuori per Gambolati, tiro da tre punti sputato dal ferro. Si lotta a rimbalzo e di nuovo a spuntarla Cecina. Caroti aspetta il blocco, ancora forse in movimento di Gambolati. Tiro da tre punti, stavolta a segno di Del Testa, che permette a Cecina di tornare a meno uno. 9-8 il punteggio. Paolo Mossi attacca, cerca uno scarico difficile. Teto Poggi stava scappando, commette fallo. Teto Poggi sulla transizione offensiva. Del Testa era andato a canestro, Teto Poggi lo ferma. Saranno due tiri liberi per il numero 8 in maglia blu. 9-8 il punteggio, 6 minuti e 12 secondi da giocare sul cronometro del primo quarto. Va a segno il primo tiro libero di Del Testa. Secondo, anche il secondo a segno, nonostante la danza sul ferro. Mortara salta la pressione difensiva di Cecina, scarico in angolo di Grugnetti per Teto Poggi, che prende un buon tiro, va a sbagliare. Fallo di Bielkowski a rimbalzo. Palla persa per Mortara, 10-9 per Cecina. Pubblico si lamenta per questo fischio dell'arbitro. Cecina in attacco di nuovo con Caroti. Può incrementare il proprio vantaggio alla squadra ospite. Che vede l'assenza di Sanna dal quintetto titolare. Ancora Fratto fa valere il suo fisico su Teto Poggi. Palla recuperata da Mortara, da Cecina. Poi Fabio Grugnetti di orgoglio la strappa di nuovo. Cerca la schiacciata Bielkowski. Fallo di Fratto. Fasi concitate della partita. La palla è schizzata nelle mani di Bielkowski, che è andato per schiacciare. Fratto spende il fallo. Non a segno la schiacciata del polacco. Saranno due tiri liberi. 12-9 per Cecina. Corto il primo di Bielkowski. Non a segno. Lungo il secondo, lunghissimo. Sbaglia, 0-2 per Bielkowski. Ancora 9-12. Allunga la difesa Mortara. Infrazione di passi e palla persa per Del Testa. Fatica Cecina sulla prima difesa allungata di Mortara. Adesso subito in pressione Caroti su Grugnetti, che va a cercare Teto Poggi. Palla fuori per Paolo Mossi, che fa saltare il difensore. Sbaglia il tiro. Rimbalzo in attacco di Bielkowski, ma gioco fermo. Fallo speso dal numero 18 Rossato. Si resta in attacco. Palla per Mortara, 14 secondi. Rimessa dal fondo affidata a Marco Mossi. Bielkowski, Grugnetti, marcato stretto da Caroti. Marco Mossi
l'uno contro uno, raddoppiato, scarico per Bielkowski che si butta indietro, sbaglia il tiro, rimbalzo del numero 10 Gambolati, palla Caroti che chiama lo schema, aspetta il doppio blocco, Gambolati per Rossato, si va da Fratto che può prendere questo tiro, sbagliato, tiro è lungo, rimbalzo di Paolo Mossi che imbastisce l'azione d'attacco, prova ad attaccare la difesa che non è schierata, cioè, trova lo scarico per Fabio Grugnetti che gira attorno al blocco di Mossi, arresto e tiro del capitano, parabola altissima, a segno, 12-11, Mortara è lì, attaccata la partita, il fallo dall'altra parte di Bielkowski sul numero 18 Rossato che aveva sorpreso i giocatori di Alfonso Zanellati sul rientro un po' lento. Bielkowski deve spendere fallo, Mortara va in bonus, saranno due tiri liberi per Rossato che va a segno, 13-11 Cecina, 4 minuti e 16 secondi sul cronometro del primo quarto, a segno anche il secondo del numero 18 in maglia blu, Grugnetti per Paolo Mossi, palla dentro per Bielkowski, tre passaggi per saltare la difesa allungata di Cecina, Mortara organizza un bel attacco, a segno il polacco, 14-13, tiro del numero 8 di Cecina, del testa a segno, 16-13, ma Mortara è lì, 3 minuti e 50, Paolo Mossi a portare la palla al di là della metà campo, cerca Grugnetti, palla in post basso per Marco Mossi che prova a sfruttare il fisico su Rossato, gli tira sopra la testa, mani morbidissime per il numero 10 di Mortara, 16-15, Cecina sta provando a mettere in campo un'intensità, una buona intensità in difesa, mette le mani piuttosto addosso, gli arbitri lasciano fare, sbagliato intanto il tiro da Cecina, Mortara recupera il rimbalzo, blocco di Tetto Poggi per Grugnetti che si isola uno contro uno con Pratto, scarico nell'angolo per Tetto Poggi, tiro dalla media, Bielkowski sputato dal ferro, sfortunato il polacco, rimbalzo di Cecina che spinge la transizione, Caroti per Pratto, palla fuori per Rossato, uno contro uno di Rossato, arresto e tiro morbido, due punti, 18-15 Paolo Mossi aspetta il suo playmaker e consegna nelle mani di Grugnetti, 10 secondi sul cronometro dei 24, Mortara non ha ancora costruito niente, Tetto Poggi all'uno contro uno, Bielkowski, palla difficile per Paolo Mossi che cerca di spezzare il raddoppio, non gli riesce e la transizione di Cecina va a finire con una palla persa da parte di Rossato che va a cercare un fallo, gli arbitri non lo fischiano, la palla gli batte su una gamba e va a finire in rimessa dal fondo, Mortara recupera il possesso e limita i danni dopo la palla persa di Paolo Mossi, Grugnetti, poco più di due minuti da giocare nel primo quarto, sempre più tre Cecina, palla a Marco Mossi che fronteggia la difesa di Rossato, sempre le mani piuttosto addosso, qui va a forzare un tiro, si lamenta Alfonso Zanellati, vorrebbe un fallo, palla dentro per Pratto che scarica fuori, palla fuori per Gambolati di nuovo, per Rossato sul lato, prende un tiro da tre punti Rossato e va a segno, 21-15 per Cecina. Grugnetti, il blocco, aspetta il blocco di Tetto Poggi, arresto e tiro del capitano da tre punti, tripla importante, 21-18, riporta vicino i suoi Fabio Grugnetti, Gambolati in attacco, cerca un tiro difficile, poi la palla tocco forse di Bielkowski, finisce dentro, Gambolati richiamato dall'arbitro per non aver lasciato giù la palla, primo cambio tra le file di Cecina, esce il numero 14 Caroti ed entra il numero 15 Bruni,
23-18 il punteggio per gli ospiti. Ancora la difesa allungata di Cecina. Di nuovo Mossi costretto a servire Bialkowski per iniziare l'azione, poi aspetta Grugnetti. Fallo lontano dalla palla del numero 8 di Cecina, del testa. Secondo fallo per lui, richiamato in panchina dal coach, da coach Campanella, che inserisce il numero 6 Favilli. Due tiri liberi per Mossi. Paolo Mossi gira sul ferro ed esce il primo. Sputato anche il secondo. Altro 0 su 2 per Mortara. Rimbalzo recuperato da Cecina, che resta sul più 5 e ha la possibilità di incrementare. Rossato, palla nell'angolo per Favilli. Fratto, di nuovo a lui il tiro dalla media di Fratto. Altra pietra. Si lotta a rimbalzo. La palla resta in attacco per Cecina. 14 secondi per gli ospiti. Sta concedendo qualcosa a rimbalzo Mortara in questo primo quarto. Ma è normale, viste anche le assenze dei due lunghi, di Paola e San Lorenzo. Di nuovo Pratto, uno contro uno, va dentro, cerca di appoggiarsi al vetro, va fuori equilibrio, perde la palla, contropiede di Mortara. Paolo Mossi vorrebbe un fallo e invece gli arbitri non fischiano. Sbagliato l'appoggio del numero 12 di Mortara. Gran palla dentro di Rossato, non Luke, per Gambolati. Due punti facili per il numero 10 di Cecina. 25-18, 22 secondi. Marco Mossi, l'arresto e tiro. Ancora a segno, ma ancora con le mani addosso di Rossato. Più 5 Cecina, che avrà l'ultimo tiro del quarto. 9 secondi. 8-7, palla nelle mani del numero 15 Bruni. Scarico in angolo per Pratto, che spara un tiro da tre punti sbagliato. Rimbalzo di Paolo Mossi, il tiro non sarebbe stato valido, non va a segno. Finisce il primo quarto 25-20 per Cecina. Mortara comunque in partita. Sarà Cecina a rimettere in campo la palla per l'inizio del secondo quarto. Ricordiamo il punteggio 25-20 per gli ospiti. Rimessa affidata al numero 15 Bruni, che gioca la palla al rientrante Caroti. Favilli, di nuovo Bruni, aspetta il blocco di Fratto. Nuovo Favilli, è entrato anche il numero 12 Fantoni. Arresto, tiro di Caroti che va a segno da due punti, 27-20. Ancora Mortara costretta a saltare la difesa allungata di Cecina. Bialkowski in punta, aspetta il movimento di qualche compagno. Tetto Poggi consegna a Fabio Grugnetti il fallo del numero 15 Bruni. Resta in attacco Mortara, fallo subito dal capitano Grugnetti. Rimessa affidata a Paolo Mossi. Palla Bialkowski, che consegna nelle mani di Tetto Poggi. Palla fuori. Grugnetti che scivola di nuovo, poi serve l'assist per Tetto Poggi, che sbaglia il tiro contestato da Fratto, che poi recupera il rimbalzo. Bruni per Cecina. Palla dentro per Fantoni, che va su. Bialkowski è presente in difesa, tocca e recupera il pallone. Grugnetti prova a spingere la transizione, poi Bialkowski, palla dentro di Marco Mossi per Bialkowski, che si protegge col ferro. Gran canestro del numero 15 di Mortara. 27-22. Quasi un minuto e mezzo se n'è andato. 8:40 da giocare nel secondo quarto. Tiro da tre punti di Bruni, sbagliato. Si lotta a rimbalzo, Tetto Poggi tocca. La palla schizza nelle mani di Grugnetti. Mortara recupera il possesso e resta lì, con la possibilità di tornare ancora più vicina. Marco Mossi sul lato. Forse un fallo di Fantoni. Marco Mossi si arresta e spara la tripla in faccia a Fantoni, che non può nulla. 25-27, Mortara torna a meno 2 con un gran canestro di Marco Mossi. Caroti, fallo fischiato lontano dalla palla.
fallo è di Teto Poggi, numero 8 di Mortara, rimessa da fondo per Cecina. Affidata sempre al numero 15 Bruni, che aspetta il movimento, Favilli riceve fuori dalla linea dei tre punti, Caroti si arresta di nuovo, tira in scarso equilibrio, si lotta a rimbalzo, il fallo di Fantoni su Teto Poggi, parecchi contatti sotto canestro questa sera, gli arbitri stanno lasciando abbastanza correre, stavolta fischiano però. Il Mortara recupera il possesso, Marco Mossi ancora difficoltà nella rimessa per Mortara, Bialkowski, Marco Mossi supera la metà campo, fallo di Favilli, si lamenta coach Campanella, terzo fallo per i suoi ragazzi in poco più di due minuti di gioco nel secondo quarto. Mossi a colloquio con l'arbitro. Poi l'arbitro va a dire qualcosa a coach Zanellati. ...27-25 il punteggio per Cecina, ma Mortara è lì, avrà il possesso offensivo, rimessa laterale affidata di nuovo a Paolo Mossi, aspetta il movimento dei compagni, trova Bialkowski che poi riconsegna palla a Paolo Mossi, la palla schizza a Teto Poggi che poi la riperde. Alla fine Cecina recupera il possesso, può spingere la transizione con Bruni che cerca uno scarico difficile, palla fuori per Fratto, di nuovo a Bruni, Fratto lontano da canestro, cerca un consegnato, aspetta, piazza un blocco per Bruni che cerca di nuovo Fratto che perde il controllo, perde la palla, contropiede Paolo Mossi, si appoggia al vetro sfortunato, tocco di Fratto e Cecina di nuovo recupera il rimbalzo, Mortara non riesce ad agganciare la squadra ospite, tiro dall'angolo per Favilli da tre punti, punisce la difesa di Mortara e adesso altro fallo subito da Fabio Grugnetti, quarto per Cecina di squadra. Cambio per Cecina, esce il numero 4 Fratto e rientra Gambolati con il numero 10. Cecina dal prossimo fallo in bonus con 7 minuti da giocare sul cronometro dei 24. Bialkowski per Mortara, lontano da canestro, aspetta l'uscita di Marco Mossi che a sua volta aspetta l'uscita di Fabio Grugnetti che attaccherà uno contro uno, scivola di nuovo Grugnetti, forse subisce fallo, fa saltare la difesa, scarico fuori di Teto Poggi, fa saltare il difensore Paolo Mossi che segna da due punti ed esulta, 27-30, Mortara sempre lì, 6 minuti e mezzo più 3 Cecina che ha il possesso, Favilli per Bruni sul lato, aspetta il blocco di Fantoni che poi finta il blocco e taglia, Gambolati cerca la palla dentro e il fallo stavolta ha fischiato a Teto Poggi. Pubblico si lamenta molto con gli arbitri questa sera. Terzo fallo di Teto Poggi. Primo cambio per coach Zanellati. Esce proprio Poggi ed entra con il numero 7 Patrick Avanzini. Cecina sta provando a sfruttare la maggiore fisicità e a mettere le mani addosso. Gli arbitri lasciano fare. Caroti. Aspetta il blocco, va dentro. Appoggio di Caroti che va fino in fondo, di nuovo la pressione di Caroti a tutto campo, riesce a liberarsi Grugnetti, poi palla di Avanzini per Bialkowski, di nuovo Mossi, Grugnetti ribalta al lato Mortara, palla dentro di Avanzini, Mossi fa saltare difensore, sbaglia il tiro, recupera il rimbalzo, poi di nuovo forse un contatto su Mossi che butta per aria la palla, sbaglia di nuovo, rimbalzo recuperato da Cecina, più 5 per la formazione toscana, palla fuori per Bruni che si butta dentro, cerca un tiro difficile,
sbagliato. Avanzi in rimbalzo. Apre contropiede Paolo Mossi. Grande palla per Bialkowski che subisce fallo. Non riesce a trasformare. Saranno due tiri liberi per il polacco che si dispera. Ma Mortara dà segni di vita, è presente. Cambio per Cecina, esce il numero 6 Favilli, rientra con il numero 8 del Testa. Sfrutta la profondità della sua panchina, Campanella, l'allenatore di Cecina. Due tiri liberi per Bialkowski. Riduce dallo 0 su 2 di prima. Sbaglia anche questo. 0 su 3 per Bialkowski. ...32-27 per Cecina... ...5 minuti e mezzo... va a segno stavolta Bialkowski al quarto tentativo e porta Mortara a meno 4... Caroti a imbastire l'azione di Cecina. Bruni, doppio playmaker per coach Campanella dall'inizio del secondo quarto. Infrazione di passi in partenza per Fantoni, giusta chiamata dell'arbitro. Mortara recupera la palla e può riavvicinarsi ulteriormente. Avanzini consegna la palla nelle mani di Grugnetti, che va dentro come una scheggia. Appoggia con la mano sinistra il capitano. Due punti di pregevole fattura per lui. 32-30, Mortara meno 2. Difesa importante per i ragazzi di Zanellati. Avanzini battuto, spende un fallo sul numero 8 del Testa. Altro cambio per coach Campanella. Esce Bruni e rientra Rossato, autore di un paio di triple nel primo quarto. Giocatore classe 96. Fantoni riceve lontano da canestro, consegna Caroti, sempre braccato da Fabio Grugnetti. Gambolati. Fantoni uno contro uno. Usa il fisico. Marco Mossi cerca di far vedere contatto. Coach Campanella chiede un tecnico per simulazione. Due punti per Fantoni. 34-30 per Cecina. Avanzini, brutta palla per Grugnetti che perde possesso. Due punti di Caroti. Coach Zanellati indiavolato con gli arbitri. Le accusa di non aver fischiato e anche il pubblico si fa sentire. Più 6 Cecina con 4 minuti e 25 sul cronometro del secondo quarto. Time out chiamato da coach Zanellati. Si riprende dopo il timeout per Mortara. Rimessa per i giocatori della squadra di casa. Avanzini per Grugnetti. Ancora mani addosso di Caroti. Gli arbitri non fischiano. Pubblico indiavolato adesso al palo Guglieri. Tiro da tre punti di Paolo Mossi sbagliato. Tocca a rimbalzo. Bialkowski ributta dentro. Recupera una gran palla al polacco. Adesso Grugnetti. Gioco di prestigio sulla linea di fondo. Sputato il suo tiro dal ferro. Ultimo tocco di un giocatore di Cecina. Grugnetti ha qualcosa da dire agli arbitri, che sinceramente non stanno fischiando nulla ai ragazzi di casa. Permettono queste giocate molto dure e le mani addosso ai giocatori di Cecina. Lob cercato da Grugnetti per Marco Mossi. E finalmente gli arbitri fischiano un fallo al numero 10 Gambolati.
Saranno due tiri liberi per Marco Mossi. Quattro falli fischiati in tre minuti per Cecina, poi più nessun fallo per i tre minuti successivi. Va col primo Marco Mossi, sputato dal ferro, male stasera, Mortara ai tiri liberi. A segno il secondo, meno 5 Mortara, 31-36, 3 minuti e 50 sul cronometro. Di nuovo Carotti per Cecina, aspetta il movimento dei compagni, Fantoni in punta, poi di nuovo Carotti, palla in post basso per Gambolati, ancora di fisico, infrazione di passi fischiata dagli arbitri, trascinato il perno secondo l'opinione dell'arbitro, canestro annullato, Mortara recupera possesso, Marco Mossi la rimessa per Avanzini che supera la metà campo e poi va a cercare Bialkowski, Fabio Grugnetti, Marco Mossi ancora mani addosso, tiro buttandosi indietro, sputato dal ferro, sfortunato il numero 10 di Mortara, Rossato, Gambolati, Carotti, Carotti aspetta il blocco di Gambolati, palla fuori per il numero 10, alto basso per Fantoni con la mano sinistra, numero 12 sbaglia il tiro, rimbalzo di Gambolati che sbaglia a sua volta il tiro in tap-in, recupera il rimbalzo Patrick Avanzini e regala un possesso a Mortara, poi buttato via da Grugnetti che cerca Bialkowski in post basso, anticipato, forse infrazione di passi di Rossato, partenza un po' titubante, ancora fallo tecnico per simulazione fischiato Fabio Grugnetti che va a lamentarsi con l'arbitro, probabilmente il numero 14 Carotti ha sbracciato, avevano già avvisato gli arbitri e adesso hanno fischiato il fallo tecnico. Due tiri liberi per Carotti, pubblico indiavolato, 36-31 per Cecina. Va Carotti con il primo, a segno, 37-31. Rimessa per Cecina. Di nuovo, possesso nelle mani di Carotti. Grugnetti cerca la rubata, poi torna Avanzini in difesa sul numero 8 del testa. È rientrato intanto Fratto. Gambolati cerca Fratto all'interno dell'area, userà ancora il fisico, raddoppiato Fratto, speso il fallo dalla difesa di Mortara, canestro annullato, Fratto chiede canestro buono. Ma il fallo è stato speso prima dell'azione di tiro. Saranno comunque due tiri liberi per il bonus. Sbaglia il primo Fratto, cortissimo. Uno su tre per lui. A segno il secondo, time out chiesto da coach Campanella. Anzi, cambio, scusate. Esce il numero 14 Carotti, rientra il numero 15 Bruni. Per questi ultimi 2 minuti e 18 secondi del primo quarto. Del secondo quarto. 38-31 il punteggio per Cecina. Mortara in attacco, Bialkowski. L'uscita di Paolo Mossi. Scarico di Paolo Mossi per il fratello Marco, passo in croce, tiro difficile, contestatissimo, si lotta al rimbalzo, Gambolati la spunta e consegna nelle mani di Bruno, palla in angolo per Del Testa, di nuovo a Bruni,
Rossato, palla in post basso per Gambolati, che cerca una palla difficile, toccata, intercettata quasi da Marco Mossi, rimessa sul lato per Cecina, 10 secondi da giocare sul cronometro dei 24 per la squadra ospite. Rimessa di Rossato per Bruni, che circumnaviga l'area, scarico per Fratto, tiro da tre punti sbagliato, Avanzini la spunta a rimbalzo, buono contributo a rimbalzo di Patrick Avanzini, forse un fallo qui su Grugnetti e fallo speso dal numero 7 Avanzini. Ancora Grugnetti marcato strettissimo, mani addosso, si lamenta con gli arbitri. Saranno due tiri liberi per Cecina, per il numero 10 Gambolati. ...38-31... prova a incrementare il vantaggio prima dell'intervallo lungo Cecina. Va a segno il primo di Gambolati, che tira col 75% in stagione. A segno anche il secondo, 40-31 per Cecina, che va sul più 9. Marco Mossi chiamato a portare sulla palla, affrontato da Fratto. Gambolati ancora, qui c'è un fallo grande come una casa di Fratto, non fischiato dagli arbitri, due punti appoggiati da del testa. Gli arbitri stanno perdendo un po' il controllo della gara. 42-31 per Cecina. Palla toccata da Bruni. Mortara resta in attacco, 17 secondi. Rimessa laterale. Asciugati la pelata, coglione! Affidata a Paolo Mossi. Doppio cambio per coach Campanella. Entrano Favilli e Fantoni ed escono Del Testa e Gambolati. Intanto si asciuga il parquet. Si può riprendere a giocare. Bialkowski spalla canestro, marcato da Fantoni, ancora mani addosso, si appoggia a tabellone, polacco sbagliato, rimbalzo di Bruni, ultimi 35 secondi, arresto e tiro di Bruni da tre punti importante, sbagliato, rimbalzo di Paolo Mossi, 30 secondi, fallo fischiato a Rossato, due tiri liberi per Paolo Mossi. Altro doppio cambio. Escono Favilli e Fantoni, rientrano Gambolati e Del Testa per l'ultimo attacco. Va a segno il primo di Paolo Mossi. Meno 10 Mortara, 42-32. A segno anche il secondo, aiutato dal ferro. Meno 9, torna sotto la doppia cifra Mortara. Difesa importante per i ragazzi zanellati. Fabio Grugnetti su Bruni, alza la pressione. Ancora contati, lontani dalla palla, Avanzini vicino all'intercetto. Tira a tre punti, sbagliato da Cecina, rimbalzo di Fratto, tiene viva la palla Mortara, che poi non fa in tempo a tirare. Finisce il secondo quarto, 42-33 per Cecina. Ecco che inizia il terzo quarto della partita, rimetterà la palla in campo Mortara.
Ricordiamo il punteggio alla fine del primo tempo, 42 Cecina, 33 Mortara. Palla nell'angolo per Marco Mossi, tiro da tre punti corto sbagliato dal numero 10 di Mortara. Rimbalzo per Fratto e palla a Caroti. Mortara spreca il primo possesso del quarto. Del Testa aspetta il blocco di Gambolati, tiro di Del Testa sbagliato, si va a rimbalzo. Grugnetti tiene viva la palla. Paolo Mossi, uno contro uno, arresto e canestro di Paolo Mossi. 42-35 Mortara, che rientra in campo con gli stessi che hanno finito il quarto. Grugnetti, due fratelli Mossi, Bialkowski e Patrick Avanzini. Per Cecina, Fratto, Gambolati, Carotti, Rossato e Del Testa. Sbagliato il tiro da parte di Fratto. Grugnetti fino in fondo, sbaglia l'appoggio. Carotti, uno contro uno, poi aspetta e ragiona. Il playmaker di Cecina, palla sul lato per Rossato, uno contro uno con Bialkowski. Fratto in punta, vuole servire Gambolati. Palla di Gambolati per la penetrazione di Rossato, tiro sbagliato. Lancio lungo di Paolo Mossi, fallo su Bialkowski, lanciato a canestro. Dal regolamento sarebbe fallo antisportivo. Davanti a Bialkowski non c'era più nessuno, gli arbitri fischiano un fallo normale, saranno due semplici tiri liberi per il numero 15 di Mortara, fermato da Fratto. Grande lancio di Paolo Mossi, che vede il lungo polacco che scappa in contropiede, segna il primo Bialkowski. Sbaglia il secondo, Mortara meno 6, 42-36, 8 minuti e 25 sul cronometro del terzo quarto. In difesa i ragazzi di Zanellati. Carotti, palla dentro per Fratto che scavalca con la mano sinistra. Rimbalzo di Marco Mossi, ancora Paolo Mossi con una palla a una mano a incrociare il campo. Arresto e tiro Paolo Mossi, sbagliato, brutto tiro di Mossi. Rimbalzo di Carotti, si butta dentro, palla fuori per Rossato, spazio per lui, tiro da tre punti, punisce il numero 18 di Cecina e ributta Mortara meno 9. Paolo Mossi all'uno contro uno con Rossato, che fa vedere il contatto, tiro a tre punti di Bialkowski, corto sul ferro, tocca a rimbalzo dei giocatori di Cecina, la palla finisce nelle mani di Paolo Mossi che la consegna a Grugnetti. 10 secondi sul cronometro di 24, spezza il raddoppio Grugnetti, palla nell'angolo per Marco Mossi, tiro da tre punti di Marco Mossi, di nuovo a meno 6 Mortara, che resta lì attaccata alla partita con le unghie e con i denti i ragazzi di Zanellati. Nonostante l'assenza di San Lorenzo e di Paola, sono lì a giocarsi questa partita. Carotti, arresto e tiro dal gomito dell'area, ben fatto, due punti per il numero 14 di Cecina, più 8 per i toscani. Marco Mossi può attaccare uno contro uno, Fratto che difende con le mani, si vede battuto, fischia fallo l'arbitro, terzo fallo di Fratto che va a sedersi in panchina. Entra il numero 15 Bruni, rimessa per Mortara. 6:57 da giocare, 16 secondi sul cronometro di 24. Grugnetti per Avanzini, aspetta l'uscita di Paolo Mossi, fallo in attacco fischiato a Marco Mossi, blocco illegale, blocco irregolare. Cecina recupera il possesso, fischio lontano dalla palla degli arbitri e possesso per Cecina, di nuovo con Carotti a imbastire l'azione. Gambolati si apre, post basso, gioca l'uno contro uno, fa valere il fisico su Bialkowski che lo stoppa, rimbalzo di Marco Mossi, prova a scappare Grugnetti, cambio dietro la schiena. Patrick Avanzini scarica per Marco Mossi che si gioca l'uno contro uno, scarico nell'angolo,
per Avanzini, di nuovo Marco Mossi, uno contro uno, va dentro Mossi. Intervento abbastanza calcistico di Bruno, già il secondo, prima su Grugnetti, adesso su Marco Mossi. Secondo sgambetto di Bruni, brutto fallo, brutto intervento del numero 15 di Cecina. Due tiri liberi per Marco Mossi. Va col primo Marco Mossi. Sputato dal ferro, sfortunato Marco Mossi. Sfortunata Mortara, che continua a litigare col ferro dalla linea dei tiri liberi. Va a segno il secondo. 40-47. 6 minuti e 20. Bruni. Palla perde il testa, poi Gambolati, Rossato, Fantoni che intanto è entrato. Di nuovo Gambolati, uno contro uno con Bialkowski. Brutta palla, che però arriva per Rossato, scarico in angolo per il numero 8 di Cecina, che sbaglia a tirare da tre punti. Fallo fischiato a Bialkowski a rimbalzo. E ancora, gli arbitri non sembrano aver cambiato il loro metro. Continuano a non fischiare le mani addosso di Cecina in difesa e a fischiare anche i sospiri a rimbalzo dalla parte di Mortara. Mortara penalizzata finora dagli arbitri. Arbitraggio molto poco casalingo. Rossato nell'angolo per Cecina, cerca, palla dentro, infrazione di passi di Gambolati, palla persa da Cecina. Mortara recupera il possesso, può avvicinarsi. Paolo Mossi rimette la palla in campo e poi la riceve da Bialkowski. Patrick Avanzini. Bialkowski in punta per Grugnetti. Palla in post basso per Avanzini, che scarica. Paolo Mossi, grande palla dentro per Patrick Avanzini, che si fa trovare pronto, ne appoggia due facili facili. 42-47. Mortara, e adesso palla persa di nuovo al Cecina, che prova un lancio lungo. Del testa prova a ributtarla addosso a Mossi. Non riesce nell'intento, palla persa da Cecina, si lamenta l'allenatore di Cecina, non si capisce bene per cosa. Avanzini supera la metà campo. Palla fuori per Bialkowski, palla nell'angolo, Marco Mossi con 5 metri di spazio. 3 punti e corre sotto la curva Marco Mossi col pugno alzato. Mortara meno 2, è lì Mortara. Forza ragazzi. Bruni in attacco per Cecina. Fallo lontano dalla palla e fallo tecnico per simulazione. La panchina di Mortara è tutta in piedi a protestare. Brutto arbitraggio finora. Brutta prova da parte dei due arbitri. Un tiro libero per Cecina dopo il fallo tecnico per simulazione, il secondo fischiato il giocatore di Mortara. Si incarica Bruni, pubblico indiavolato, pubblico indiavolato, tutti in piedi. Bruttissima prova degli arbitri finora, che ci stanno capendo poco sinceramente. Va col tiro libero Bruni. A segno. 48-47, rimessa di Cecina. 4-57 da giocare, più 3 per i toscani. Mortara resta lì con una prova di grande cuore. Bruni aspetta il movimento dei compagni. Gambolati prende il tiro dal gomito, a segno. 2 punti per il numero 10 di Cecina. Più 5. Grugnetti in bastirlazione d'attacco per Mortara. Bialkowski aspetta le uscite dei compagni dai blocchi. Ancora con Rossi.
Rossato che spinge a due mani sul blocco. Il giocatore di Mortara non visto. Adesso gli arbitri fischiano finalmente. Fallo numero 12 Fantoni. Rimessa laterale per Mortara. Paolo Mossi per Grugnetti. Patrick Avanzini, l'uno contro uno. Palla difficile. Tiro da tre punti di Marco Mossi, sbagliato. Peccato. Recupera rimbalzo Cecina. Con Bruni. Tiro da tre punti di Gambolati, che va a segno. 5 punti in fila per lui. Di nuovo Cecina sul più 8. Mortara era tornata a meno 2. Grugnetti, grande crossover, lascia lì i difensori, spezza il raddoppio, gran canestro il capitano, meno 6 Mortara. 3.52, blocco duro di Fantoni su Grugnetti. Gambolati, palla dentro, e qua Fantoni fa saltare Grugnetti, ne appoggia 2. Ancora più 8 Cecina. Tiro di Patrick Avanzini. Con coraggio si lotta a rimbalzo, Fantoni spende fallo su Marco Mossi. Forse il primo fallo a rimbalzo fischiato ai giocatori di Cecina. Cambio per coach Campanella. Esce il numero 18 Rossato ed entra il numero 14 Caroti. Due tiri liberi per Marco Mossi. A segno il primo nel numero 10 di Mortara. 55-48. A segno il secondo. 55-49. 3.35 sul cronometro del terzo quarto. Bruni, doppio playmaker ancora per Cecina. Gambolati, finta il tiro. Poi va a giocarsi la spalla a canestro con Marco Mossi. Palla Fantoni che si apre. Poi riapre in punta per Caroti, aspetta il blocco di Fantoni, tiro da tre punti del numero 14, sputato dal ferro, rimbalzo di Avanzini. Mortara resta lì. Grugnetti per Paolo Mossi, che supera la metà campo, finta, poi va fino in fondo, cerca un passaggio murato dalla difesa. Mortara resta in attacco, 15 secondi sul cronometro dei 24, rimessa da fondo, movimento dei compagni. Avanzini riceve. Palla in punta per Grugnetti, uno contro uno con Caroti. Palla fuori per Bielkowski, che arresta dopo aver ricevuto. Fischio giusto dell'arbitro. Palla persa di Mortara, infrazione di passi di Bielkowski. E Caroti a gestire la palla per Cecina. 2.50. Fantoni in post basso, riapre Caroti. Tiro a tre punti di Cecina del numero 15 Bruni. Fallo fischiato su Marco Mossi. Fallo del numero 12 Fantoni, quarto fallo per lui, probabilmente andrà a sedersi. Rientra il numero 4 Fratto, stretta di mano secondo me molto ironica di Fantoni. Due tiri liberi per Marco Mossi. Corto il primo di Mossi. Impreciso insolitamente dalla lunetta stasera. Va col secondo a segno. Meno 5 Mortara. 2.40 sul cronometro. 55-50 il punteggio. Caroti per Cecina. Palla in punta. Gambolati cerca Fratto, che lancia l'ennesimo mattone contro il tabellone. Paolo Mossi dentro fino in fondo, ne appoggia due sottomano. Gran canestro di Paolo Mossi. Meno 3 Mortara di nuovo. Mortara c'è, mette in campo una difesa, una zona matchup, credo, una zona che passa uomo quando la palla è nelle zone di competenza. Altra palla persa di Cecina. Cambio chiamato da coach Campanella. Esce il numero 8 del testa,
rientra Rossato. Mortara recupera palla ed ha un possesso importantissimo per tornare ancora più a contatto. 55-52, due minuti adesso sul cronometro del terzo quarto. Grugnetti marcato da Gambolati, c'è un mismatch. Adesso il cambio a Rossato, palla a Paolo Mossi. Grugnetti va dentro ad Avanzini che si appoggia al ferro, sbaglia, Fratto a rimbalzo, peccato. Grugnetti aveva pescato Avanzini in maniera splendida con una gran palla da palleggio. Fratto la perde di nuovo, Mortara recupera e ancora la possibilità di avvicinarsi. Marco Mossi, l'uno contro uno, nel numero 10 di Mortara, palla dentro per Bialkowski, forse un contatto, poi la stoppata. Tetto Poggi al cubo del cambio, Cecina si salva e recupera possesso. Palla in boss basso per Fratto, palla fuori, Carotti, tre punti sbagliato, Bialkowski, forte il rimbalzo. Palla Grugnetti, due secondi per superare la metà campo, supera ora. 15 secondi da giocare sul cronometro di 24, 55 alla fine del quarto. Paolo Mossi si butta dentro, palla per Patrick Avanzini che appoggia almeno uno, dimenticato dalla difesa, e Mortara è lì, meno uno, time out Campanella che vuole parlarci su. Grande Mortara che resta lì col cuore, con la difesa. Rientrano in campo le squadre dopo il time out chiesto da Cecina. Sarà proprio la formazione toscana a rimettere in campo la palla dopo i due punti del meno uno firmati Patrick Avanzini. Mortara ci crede, il pubblico ci crede. Mortara che ha sbagliato 9 tiri liberi finora. Paga un po' l'imprecisione dalla linea della carità. Cosa insolita per i ragazzi di Zanellati, che sono sempre abbastanza precisi. Si butta dentro Carotti, in mezzo alla zona, scarica fuori Rossato. 10 secondi, palla in boss basso per Gambolati, che ribalta al lato, palla in angolo per Bruni, da solo, perso dalla difesa. 3 punti dall'angolo. Torna più 4 Cecina, col tiro da 3 punti dall'angolo del numero 15. Giovanni Bruni, Fabio Grugnetti, palla in angolo per Patrick Avanzini, una virata sulla linea di fondo, rischia la persa, 6 secondi, 5, Grugnetti si butta dentro, il sottomano sbagliato, tiro da lontanissimo, Paolo Mossi con la tripla dal parcheggio, allo scadere del quarto, Mortara ancora meno uno, esplode il Paragulieri, tutta in piedi la panchina. Ancora Paolo Mossi dopo l'incredibile canestro da metà campo della partita contro il CUS. Ancora un tiro allo scadere da lontanissimo. Rientriamo per l'ultima frazione di gioco qui a Mortara sul punteggio di 58-57 per Cecina. Uno sguardo ai tabellini, i fratelli Mossi per Mortara con 34 punti in due, 20 per Marco e 14 per Paolo. 11 punti invece per Del Testa di Cecina, 13 per Gambolati, 10 per Rossato e 9 per Carotti. Si riprende a giocare, Carotti in punta, Fratto pasticcia ancora, palla fuori per Rossato, tiro da 3 punti del numero 18 di Cecina che colpisce ancora dall'arco. Più 4 Cecina. Patrick Avanzini ancora sul parquet, tanti minuti per lui. Buono il suo contributo. Paolo Mossi si isola, uno contro uno. Palla fuori per il fratello Marco, che va dentro.
batte Fratto, si appoggia al vetro, sbaglia, saranno due tiri liberi per lui, il fallo del numero 4 Fratto, che non si è tirato indietro stasera, ne fa sentire il fisico e a dare mazzate lì sotto. Due tiri liberi per Mossi, importanti, non molto preciso finora. 5 su 8 per lui, diventa 5 su 9, ancora un errore. Tanti errori per Mortara. Assegno il secondo, meno 3 Mortara, 9 e 16 da giocare. Difesa importante per i ragazzi zanellati. Bruni, Rossato, finta la partenza sul fondo, poi parte verso il centro. Palla in punta per Prato che cerca Fantoni, gira verso il centro, si butta indietro, sbaglia il tiro, si lotta al rimbalzo, alla spunta Rossato che poi ributta fuori per Carotti, regala altri 14 secondi a Cecina. Carotti, Bruni, uno contro uno con Paolo Mossi, 4-3, deve prendere un tiro, sta per scadere, tiro da tre punti sbagliato, rimbalzo, l'ultimo tocco di Rossato che era ancora andato a mettere in crisi i rimbalzisti mortaresi. Non controlla, Mortara recupera il possesso e resta meno 3. Escono Bruni e Fratto, rientrano Gambolati e il numero 8 del Testa, il capitano di Cecina. 11 punti per lui. Si può riprendere dopo l'asciugatura del parquet. Rimessa per Mortara, affidata a Paolo Mossi. Via Alkoski. Palla da Vanzini che supera la metà campo e aspetta Fabio Grugnetti, gli consegna la palla. Grugnetti ancora, consegna nelle mani di Marco Mossi, 9 secondi sul cronometro 24. Marco Mossi deve andare dentro, forse un contatto, tiro in scarso equilibrio, ma le mani sono morbidissime. Meno uno di nuovo Mortara, che non riesce a mettere il naso avanti, è sempre lì. Ci devono provare i ragazzi zanellati, 8 minuti per farlo. Rossato aspetta l'uscita del Testa, palla in boss basso per Gambolati che scappa a Bialkowski, va a appoggiarne due facili facili, torna più 3 Cecina, 63-60. Paolo Mossi, grande finta, si arresta da tre punti, tiro da tre punti, pareggia Mortara con Paolo Mossi che ha mandato al bar in difensore e ha sparato tiro da tre punti senza pietà, a segno, pareggio, il pubblico ci crede, Mortara ci crede. 7 minuti e 25, Fantoni boss basso, ancora si incarta, deve buttare fuori la palla, poi fischia, 3 secondi difensivi e Mortara recupera possesso e può andare in vantaggio. Rimessa per Mortara, ancora Bialkowski a ricevere la rimessa, prova ad allungare la difesa Carotti, ancora le mani addosso a Grugnetti, gli arbitri non fischiano, lasciano correre, non bisogna più lamentarsi, bisogna giocare. Ancora palla per Grugnetti, raddoppiato, triplicato, la palla, la rimessa viene data a Cecina, Mortara perde la palla su Grugnetti che era andato in un angolo, è stato raddoppiato e triplicato, alla fine l'ultimo tocco è il suo, dicono gli arbitri, e quindi Cecina recupera il possesso. Parità, 7 minuti supplementare da 7 minuti, 63 pari. Carotti aspetta le uscite, Fantoni, palla post basso per Gambolati che gioca un contro uno con Bialkowski, stoppata di Paolo Mossi, gran stoppata nel numero 12 di Mortara, poi recupera Fantoni che ne appoggia due al vetro. Cecina sul più 2.
Grugnetti aspetta il blocco di Marco Mossi, si gioca l'uno contro uno, va dentro, grande palla di Grugnetti per Patrick Avanzini, che prova a buttare sulla palla, alla fine la perde, sbaglia il tiro e la perde. Cecina recupera il possesso, 6 minuti e 20, Cecina sul più 2, può incrementare più 4. Adesso è la difesa di Mortara che deve fare la differenza. Grugnetti su Caroti, palla in post basso, Gambolati, ancora spallate, sportellate tra Bialkowski e Gambolati. Alla fine Gambolati tira, il tiro è cortissimo, il rimbalzo di Mortara che può imbastire l'azione. Paolo Mossi, marcato da Gambolati, che viene portato fuori dal canestro, grande palla di Paolo Mossi per il fratello Marco, palla dietro la testa, stupenda, 2 punti per Marco Mossi, ancora pari, è un fallo tecnico per il coach Campanella, che poi manda anche a quel paese l'arbitro rischiando qualcosa in più. Sarà tiro libero per Mortara. Capitan Grugnetti col tiro libero per il fallo tecnico alla panchina di Cecina, per dare un vantaggio a Mortara. Sputato dal ferro a tiro libero di Grugnetti. Altro errore, sfortunata Mortara, litiga col ferro stasera di tiri liberi. Sono dettagli che poi contano alla fine delle partite. 10 su 21 per Mortara dalla lunetta, tanti errori, però il possesso di Mortara in virtù del fallo tecnico. Bialkowski per Paolo Mossi, che cerca il fratello Marco in post basso, che prova ad attaccare il numero 8, scarico per Bialkowski che perde il possesso, tiro da 3 punti da lontanissimo a Marco Mossi che non va lontano dal bersaglio. Mortara perde l'opportunità di andare in vantaggio. Cecina recupera il rimbalzo. Si alza il rumore all'interno del paragulieri, non si sente più niente. Tiro, arresto e tiro, gran canestro di Caroti, che ha già fatto vedere questo tiro in questa serata. Molto ben fatto ancora. Grugnetti si butta dentro. Palla per Bialkowski, forse anche un contatto. Segna il polacco, ancora pareggia Mortara, 4:44, ancora si alza il rumore, pubblico di Mortara ci crede, vuole spingere i suoi ragazzi. Gambolati fuori per Caroti, palla dentro, Bialkowski prova l'anticipo, falloso secondo l'arbitro, usa le braccia il polacco. Quarto fallo di Bialkowski, terzo fallo di Bialkowski. Quarto fallo di Bialkowski. E rimessa da fondo per Mortara. Caroti aspetta il blocco di Gambolati, si butta dentro, cerca Gambolati. Tiro morbido. 2 punti per il numero 10 di Cecina, che ridà vantaggio ai suoi. 4:18 da giocare, Paolo Mossi in possesso di palla, si butta dentro, palla per Bialkowski che si butta indietro, tiro difficile del polacco, tocca fratto, non controlla, Mortara resta in attacco, forse un tiro un po' affrettato di Bialkowski, ma è andata bene lo stesso a Mortara che resta in possesso della palla. Bialkowski, ancora lui, aspetta l'uscita di Patrick Avanzini che gioca la palla a Paolo Mossi, altro uno contro uno, ennesimo uno contro uno. Palla fratello Marco, 5-4 secondi. Marco Mossi si butta dentro, morbidissimo il sottomano di Mossi che si infila al canestro. Ancora parità, grande partita, grandi emozioni a Mortara.
E adesso Rossato che aspetta l'uscita del numero 8 di Cecina, che buca la retina da tre punti. Del testa il capitano, canestro pesantissimo per Cecina. Un possesso pieno di vantaggio per i toscani. Prova a rispondere Marco Mossi col tiro da tre punti che non va a segno. Si lotta a rimbalzo. Controlla Gambolati, che è bravo a non pestare la linea. Adesso Caroti per azzannare la giugulare della partita. Rossato aspetta, cerca di dare la palla dentro, è chiuso. Tutte le porte sono chiuse. E adesso Rossato si deve buttare dentro, alza la parabola e trova due punti bellissimi. Gran canestro di Rossato, classe 96, sta facendo vedere grandi cose questo ragazzo. Più 5 per Cecina, 3 minuti da giocare. La partita non è finita, Mortara deve rimanere lì. Provare a segnare subito per accorciare le distanze. Si riprende a giocare dopo il time out chiamato da coach Zanellati, che prova a dare fiato ai suoi per questi ultimi tre minuti, dove Mortara deve cercare di riagguantare Cecina, che è scappata sul più 5 con gli ultimi due canestri di Rossato e di Del Testa. Ancora palla Bialkowski, Avanzini a superare la metà campo. Aspetta Grugnetti, capitano di Mortara, aspetta l'uscita di Paolo Mossi. Forse anche un fallo non fischiato dagli arbitri. Grugnetti, 7 secondi per tirare. Arresto e tiro dalla linea, il tiro libero sbagliato. Il tiro di Grugnetti, si lotta, rimbalzo Patrick Avanzini a controllare e dare un possesso in più a Mortara, che continua a sperare. Spezza il blocco Fabio Grugnetti, trova una palla dentro schiacciata bellissima per Patrick Avanzini, che ne appoggia due, da almeno tre Mortara, 2 minuti e 20. La difesa di Avanzini su Caroti, che poi sbraccia un po'. Blocco di Fratto, che poi riceve dentro, si butta dentro, scarico ancora Del Testa, tiro da tre punti sputato dal ferro Bialkowski, la spunta a rimbalzo. Mortara può crederci ancora, 2 minuti da giocare. Marco Mossi, virata per lui, si butta dentro, palla Bialkowski che va dentro, butta per aria una palla difficile, poi si lotta, la spunta Rossato, brutto tiro di Bialkowski. Mortara perde un'opportunità, ma è ancora lì, tiro di Gambolato che trova ancora la retina. Gran secondo tempo per lui. Più 5 ancora Cecina. Mortara con le ultime energie, arresto tiro di Grugnetti a tre punti, sbagliato, peccato. 1 minuto e mezzo, Mortara non deve arrendersi. Caroti, Gambolato, Caroti si butta dentro Del Testa, che poi perde la palla. 6 secondi, Rossato, penetrazione fino in fondo, gran canestro di Rossato, che poi va a esultare sotto la tribuna di Mortara, beccato dal pubblico. 78-71, 1 minuto da giocare. Cecina vicina a una vittoria, sofferta sul campo di Mortara.
Ancora time out chiesto da Zanellati dopo il gran canestro, penetrazione di Rossato che dà il più 7 a Cecina. Rimessa in attacco per Mortara che deve provare a trovare un canestro veloce per avere ancora qualche speranza, anche se non è facile. 7 punti lo svantaggio per i ragazzi in maglia giallo-blu. Rimessa Paolo Mossi per Teto Poggi, che nel frattempo è entrato. Tiro a 3 punti da lontanissimo. Marco Mossi ancora sputato dal ferro. Forse un'interferenza di Fratto, non ravvisata dagli arbitri. Forse il canestro andava convalidato. 52 secondi. Adesso forse è davvero finita. Caroti per Rossato. Ancora Caroti sul lato. Cerca Gambolato che si svita buttandosi indietro. Gran canestro numero 10. Che ha fatto la differenza in questo secondo tempo. Più 9 Cecina. Fallo di Rossato. Rimessa. Rimessa per Mortara. Paolo Mossi. Paolo Mossi ancora forzato il suo attacco. 15 secondi. Cerca una palla difficile. Si buttano tutti sulla palla. Alla fine subisce il fallo Paolo Mossi. Ancora di Rossato. Quarto per lui. Rimessa per Mortara, che comunque ha giocato una grande prova. Esce a testa altissima la squadra di Zanellati. Fallo su Grugnetti. Fischio adesso che non serve a un cazzo, bastardo! Fallo del numero 14 Caroti su Capitan Grugnetti. 14 secondi per Mortara, che comunque onora fino in fondo la partita. Grugnetti, 1 contro 1, spezza il raddoppio ancora benissimo. Palla nell'angolo per Paolo Mossi che si arresta il tiro. Di Paolo Mossi c'è un contatto, 2 tiri liberi per lui. Sbaglia tiro libero, ennesimo errore a tiro libero per Paolo Mossi e per Mortara. Va a segno il secondo. 80-72 punteggio. Time out per Campanella. Bastardo, vergognati! Rimessa per Cecina. Palla Gambolati. Spende fallo. Paolo Mossi. Ancora rimessa per Cecina. Caroti. Ancora fallo speso da Mortara, che non è ancora in bonus. Il
rimessa ancora per Cecina, che sta giocando per la differenza canestri, credo. Caroti, fallo di Teto Poggi ancora. Mortara entra adesso in bonus, quinto fallo di Teto Poggi. Entra Luca Bossi con numero 13 per questi ultimi 2 secondi e 8 centesimi. Ancora rimessa laterale, sempre Caroti. Gambolati. Finisce la partita 80-72, perde Mortara ma testa altissima. Una partita che ha visto un arbitraggio difficile.